diciamo che è stato il primo tempo è stata la più bella partita che ho visto quando sono a Rieti. Hanno giocato tutti bene, devo dire che diciamo Pezzotti ha fatto molto, è riuscito a fare il gol, è riuscito a prendere il palo, cioè è riuscito a sbagliare, ha fatto di tutto, ha fatto dei bei cross, dei bei assist, quindi una gran bella partita. Se non avevamo perso qualche punto malamente per strada, probabilmente potevamo guardare più in alto. Ma io lo dicevo ai vostri colleghi prima, le ho incontrate tutte e non ho visto una squadra più forte del Rieti, ma non perché io ho il Rieti, è perché la realtà è questa. Abbiamo perso banalmente in casa con il Siena, abbiamo perso banalmente a Gavorrano, abbiamo pareggiato banalmente domenica scorsa, quindi un po' di rammarico c'è. Io l'altra volta ho detto la partita viene mangiando, no? Aspettiamo questi nuovi arrivi dove se ne parla gran bene e poi tireremo le somme. Cioè noi dobbiamo entrare in campo convinti che possiamo battere chiunque. E oggi la determinazione e la convinzione fanno fare risultati diversi. Chi ha perso oggi sono stati i tifosi di Rieti che non sono venuti allo stadio, perché uno spettacolo del genere valeva la pena vederlo. E loro hanno perso un'occasione. Se dovesse capitare la famosa ciliegina, tanto per dire una cosa, però che senso c'ha oggi prendere un altro giocatore dove tutti i reparti siamo coperti, anche perché torneranno gli infortuni, c'è Bonanno che si sta riprendendo, quindi credo che dovremmo andare benissimo avanti così. Ma io ho paura anche di destabilizzare l'ambiente, no? Perché se viene magari uno che rompe le scatole nello spogliatoio, adesso va tanto bene, l'allenatore ha creato un bel gruppo, non vedo perché magari viene la prima donna che non vuole lavorare sul campo, vuole il passaggio, quindi aspettiamo un attimo. E le cose sulle quali dobbiamo lavorare e migliorare ci sono sempre. È evidente che i ragazzi, soprattutto nel primo tempo, hanno fatto una partita veramente molto importante. Anche se poi ci sono stati un paio di episodi che andavano gestiti meglio, che andavano affrontati in maniera migliore, però questo non vuol dire, non toglie nessun merito a quella che è stata la gara dei ragazzi, che è stata una gara determinata, importante da tutti i punti di vista, condotta con attenzione, con concentrazione, cercando di sfruttare le cose sulle quali avevamo lavorato in generale e in previsione della gara, per cui tutto questo si è avverato e merito loro. Poi c'è questa seconda parte che è stata buona ma non ottimale, perché anche lì dobbiamo imparare a gestire ancora meglio certe situazioni, che non voleva dire andare a fare altri gol, per carità di Dio, ma rischiare il meno possibile, gestirle meglio, però voglio dire, fa parte del lavoro, della crescita e della crescita che ancora ci aspettiamo da questa squadra. Noi avevamo preparato la partita così. Secondo noi le difficoltà del Flaminia, che io ho visto almeno tre partite, sono queste, erano quelle di una difesa che subisce certe situazioni, soprattutto anche sugli esterni. Poi è chiaro che siamo stati avvantaggiati dal trovare il gol, dall'avere il raddoppio, per cui chiaramente certe situazioni tattiche si evidenziano sicuramente, voglio dire. A me non interessa molto, se non per quello che riguarda l'aspetto della preparazione della gara, quello che è Flaminia, mi interessa quello che di buono abbiamo fatto noi e credo che abbiamo fatto tante cose di buono nel primo tempo. Noi abbiamo un obiettivo che vi è stato manifestato fin dal mio arrivo, che era quello di far sì che la squadra giocasse un buon calcio e cercasse di tenere una classifica migliore possibile. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che chiaramente noi giocheremo sempre per vincere, perché questo fa parte del mio e del DNA della squadra. Per cui l'obiettivo sarà sempre quello di giocare per vincere, ma è ovvio che noi, la mia attenzione è rivolta, non ve lo nego, non al primo posto, ma è rivolta alle spalle. Perché conosco bene questo campionato, so quello che vuol dire il girone di ritorno, so il valore delle squadre che ci sono dietro. Vi avevo detto, squadre come la Massese, come il Villa Biagio stesso, come il Gavorrano, oggi il Gavorrano ha perso, il Villa Biagio non so che cosa abbia fatto, la Massesa ha vinto a Siena, per cui c'è il campionato. Villa Biagio ha vinto 4-1 a San Donato. Allora vedete che le cose che vi ho detto, a parte
a parte forse del Cavorrano, che per me è la sorpresa più grossa, è la sorpresa più grossa, però sono squadre che sono destinate a risalire, il Sansepolcro è una squadra importante, statene certi, questo sarà un giro di ritorno faticosissimo per tutti, per cui noi godiamoci in questo risultato, godiamoci questa prestazione, soprattutto più che il risultato, ma soprattutto l'obiettivo che ho detto ai ragazzi è quello di cercare ogni volta di andare avanti, perché la squadra può crescere anche vincendo 1-0. A me mi interessa vedere certe cose, per cui non tutte le partite saranno così. Oggi è andata così, l'accettiamo ben volentieri, ma può darsi che una prestazione sia più importante un 1-0 sofferto che non una prestazione di questo tipo. È meglio che così, non poteva andare, insomma, perché dopo le feste è sempre un'incognita, chi riesce a riattaccare la spina subito e chi no, e oggi in campo c'è stata solo una squadra. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, non abbiamo sbagliato nulla. Complimenti ai miei compagni, perché abbiamo fatto una grande gara, stiamo crescendo giorno dopo giorno, la mano del mister si inizia a vedere, abbiamo avuto tempo di lavorare. Era uno scontro al vertice, loro avevano 18 punti su 21 in trasferta. E invece abbiamo dimostrato di essere una squadra che può puntare in alto. Adesso ci aspettano partite difficili, perché ne abbiamo 5 o 6 difficili, vediamo di che pasta siamo fatti, via. E diciamo che sotto le feste abbiamo lavorato, anche se non vedendo i giorni abbiamo avuto meno giorni di allenamento rispetto a tutte le altre squadre, perché il 31 e l'1 si sono allenati tutti, noi abbiamo fatto festa e la scelta del mister ha pagato, però nei 3 giorni che abbiamo lavorato lo abbiamo fatto in maniera importante, perché nelle 3 partite precedenti il mister aveva visto un calo nella seconda metà del secondo tempo. Oggi non c'è stato, se non un calo mentale, perché sul 6-0 si può mollare, però il primo tempo c'era una squadra sola in campo dal punto di vista fisico, mentale, tecnico, quindi c'è stata sicuramente una crescita. Dobbiamo però continuare così, perché manca un girone di ritorno e il girone di ritorno è sempre più difficile, le squadre si rinforzano, ti conoscono tutti, quindi sarà dura, ma noi siamo pronti. Loro poi giocano molto, il mister ci ha detto, cioè abbiamo visto anche, giocavano molto coperti, ripartivano in contropiede, invece hanno utilizzato questa difesa molto, molto alta, noi partendo da dietro siamo stati avvantaggiati moltissimo, anche perché avete battuti con la loro arma. Sì, praticamente sì, noi almeno dalla parte mia facciamo della velocità, insomma della profondità, il punto di forza. Continuavano a lasciare spazio e siamo stati bravi poi a sfruttare tutte le palle, insomma tutte, quasi tutte, perché me ne sono mangiato uno praticamente per tutto col portiere, però se finiva 8-0 non avevamo rubato nulla, abbiamo sfruttato tutti gli spazi che ci hanno lasciato e meglio così, insomma. Io intanto volevo fare i complimenti a Rieti perché è al proprio allenatore, perché comunque ho visto una squadra con grandi motivazioni, cosa che non abbiamo avuto noi, pertanto mi devo assumere le responsabilità quando una squadra non entra in campo, soprattutto una partita comunque importante, un derby, comunque siamo le uniche due squadre laziali, entrare così molli, senza nessuna motivazione. Pertanto mi devo assumere la responsabilità di questo, devo valutare bene, capire, perché sinceramente io sono qui di fronte a voi e non ho capito niente, perché non mi rendo conto, al di là che noi abbiamo avuto altre situazioni così con il Siena, Spoleto ci è capitato, però partite totalmente diverse. Comunque con il Siena per un tempo siamo stati in gara, vincevamo 1-0, oggi proprio capita pochissime volte di stare in panchina e guardare l'orologio continuamente e pregare il Signore che faccia terminare quanto prima questa partita, per cui io credo che tecnicamente e tatticamente non c'è nessun commento da fare, soltanto i complimenti a Rieti che ha vinto, stravinto,
ma a mio parere ha vinto prima di entrare in campo. Dall'altro fronte c'è da capire, e questo sarà compito mio, però è bene ricordare che, così come mi prendo tanti elogi in altre situazioni, oggi mi devo mettere in castigo, perché non sono evidentemente riuscito a capire che la squadra non era motivata, non sono stato, nonostante abbiamo fatto un piccolo richiamo di preparazione nel periodo natalizio. Noi praticamente dal 27 che abbiamo ripreso ci siamo allenati anche il primo, perché volevamo fortemente fare bella figura, prepararci a questa sfida, ma così non è stato, per cui ripeto, adesso posso soltanto darmi la responsabilità e poi valuterò con calma e capirò insieme a loro che cosa possa essere accaduto. L'unico piccolo appiglio dove ci possiamo attaccare, cosa che ci capita molto spesso, è che comunque sull'1-0 abbiamo avuto le due, io dico, sulla seconda è stato bravissimo il portiere, nel senso che ha chiuso benissimo, sul primo potevamo fare qualcosa di più. Detto questo, non bisogna togliere i meriti a un Rieti, al di là di quanto noi l'abbiamo facilitato in questo compito, avevano molte più motivazioni. Io ho visto aggredire i nostri avversari in 3-4, belli, compatti, vogliosi, cosa che noi non abbiamo. Il gol si può prendere, anche il secondo tutto sommato si può prendere, ma noi eravamo proprio alla deriva. Oggi chi ci ha visto per la prima volta, secondo me, si è messo le mani sui capelli e dice: se questi hanno 29 punti, pensa all'altri come sono. Invece devo dire che quello che abbiamo ottenuto ce lo siamo meritati, considerando che questa è la seconda sconfitta fuori casa. 6 partite fuori casa non si vincono facilmente. Altra piccola ma banale scusante può essere l'assenza contemporanea di 3 pilastri di difesa, Cota, Pieri l'abbiamo messo in campo soltanto perché domenica abbiamo Gasperini squalificato con l'ammonizione, per cui abbiamo, dal momento che non avevo più nulla da dire, l'ho messo per fargli fare un po' di minutaggio, e Bricchetti, 3 pilastri difensivi, ma questo non giustifica la nostra prestazione.